Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tonokid che vi parla. Oggi siamo tornati su Formula 1 2021, pronti ad andare in gara, siamo a Spa e devo dire che da sempre è un circuito particolarmente buono per me e vediamo anche come sono andate le qualifiche, però mi trovo molto bene su questo circuito e probabilmente anche lì ha un deficit noto su questa pista, perché ogni anno praticamente si vola qui a Spa. Speriamo di volare anche in gara e non di volare lì su Orouge. Il protagonista del Gran Premio di Formula 1 di quest'oggi, qui il grande Ayrton Senna vinse 6 volte e nel 2019 Charles Leclerc ottenne la sua prima vittoria in Formula 1, l'ultima volta cadde a Michael Schumacher nel 1992. Dopo questi cenni storici, sulla griglia di partenza. Vediamo. C'è Sergio Perez, la griglia. In pole position oggi. Bastardo. Completa la prima 136 millesimi, signori. Griglia, queste le posizioni. Abbiamo volato, ma non abbastanza. Hamilton, Norris, Max Verstappen e Bottas. Ricciardo, Leclerc. Abbiamo Gasly, po' la griglia. Vettel. Non dovrebbero Stroll, esserci state Fernando penalità, Russo, quanto Yuki, sembra. Tsunoda. E via tutti gli altri a seguire. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Da sottolineare la gomma con cui partiamo, perché siamo gli unici dei primi 10, o comunque di, no, sì, dei primi 10 tutti non lo sappiamo, che sono riusciti, cioè che abbiamo fatto il tempo nel Q2 con gomma gialla. Quindi partiremo con gomma gialla, strategia invertita per noi. E potremmo anche... No, beh, 6 giri dovrebbero durare le soft, 6 giri, credo. Allora, io per sicurezza faccio così, un 6-5. Sono uno molto cauto. 11 giri e 8, facciamo 11 e 7. E signori, let's go, incrociamo le dita. Dobbiamo fare una buona partenza e poi sfruttare la scia prima d'Orouge, perché dopo Orouge... Insomma, stare dietro a Rouge è un po' complicato e farla anche la curva, magari. Let's go! Attenzione Rouge, attenzione Rouge. Partiamo bene, attenzione Rouge. Siamo larghi. Attenzione Verstappen, si è infilato. Incredibile. Verstappen che partiva parecchio dietro, o sbaglio? Ah, attenzione, cazzo. Siamo stati infilati da Verstappen. Madonna, che fatica a mettere in temperatura le gomme. C'è da dire che anche le gomme hanno fatto il loro... Hanno fatto la differenza in questa partenza, perché poco grip. Finché non riusciamo a mandarle in temperatura non riusciremo ad essere competitivi e a star dietro alle Red Bull. Ma adesso bisogna farlo, dopo un giro, cazzo, saranno anche calde, no? Teniamo l'ERS per cercare di avvicinarci a Verstappen. E allontanarci da Hamilton. Piano! Qualche difficoltà. Madonna, i rischi. Sul piede. Maro. Sono schiantato malamente nelle prove libere a Rouge. Ah.
cazzo, sta curva di solito la facciamo meglio. Soprattutto guadagniamo anche. Dobbiamo cercare di stare appena appena dentro il secondo per avere l'ERS al prossimo giro, perché sennò è un casino. Giro veloce per noi. Ah, abbiamo slittato un po'. Attenzione qua, Rouge. Bene, bene, bene. IRS. Cacchio, sono veloci le Red Bull. Attenzione, prova Max, l'attacco. Ci inchiode anche a noi. Si difende in maniera aggressiva Perez. Molto aggressiva, direi. Attenzione, Colers su Max. Ci proviamo. Non so dove. Sull'erba ci proviamo. Incredibile. Attenzione. Non molla Max. Ma neanche noi. E lo superiamo in maniera incredibile. Ok, la finestra del pit stop è aperta. Puoi tornare ai box. Occhio adesso però. Il resto ce l'abbiamo, ma ce l'ha anche Max. E abbiamo visto che hanno leggermente più velocità rispetto a noi. Oltre al fatto che sto finendo l'ERS. Attenzione, bandiera gialla, si è girata una McLaren, mi è sembrato di aver visto. Era quella di Ricciardo. E infatti Ricciardo è fuori dalla sessione. Nessuna safety car. No, niente. Meglio. Noi dobbiamo fermarci ai box, ma proviamo a stare attaccati a Perez o magari anche a superarlo in curva. Alla chicane, ci proviamo? Se meglio di no. Attenzione, si ferma anche Verstappen, dietro di lui Hamilton. Poi c'è un Alfa Tauri, mi raccomando signori, veloci ai box, per favore, non perdiamo tempo. Che significherebbe perdere una posizione, vai, 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 perfetto. Ok. Forse qualcosina abbiamo perso, perché è più incollato di quando... Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Di quando siamo entrati, no, forse no. Attenzione alle gomme che sono fredde. Ok, abbiamo tenuta. Questa cosa è importante. Adesso bisogna martellare prima che si fermi Perez. Provare a fare un undercut. No, le gomme soft però tengono molto di più. Con le due Verstappen, adesso voliamo con queste. Strategia invertita dovrebbe pagare, dovrebbe.
dipende anche e soprattutto dalla nostra guida. Uxia, il settore centrale, occhio qua al basello. Vediamo un po' di ERS. Anche per avvicinarci magari a Stroll, se riusciamo a beccare il DRS, ma dubito perché la fotocellula è qua, infatti. Vabbè, unlucky. Era un po' per tutti questa, la finestra dei pit stop, mentre lì davanti c'è Perez. E con una strategia invertita riusciamo a stare davanti a Perez e anche Verstappen con l'undercut riesce a stargli davanti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri. Signori, siamo in prima posizione. 5 giri dalla fine, prima posizione. Ottima strategia. E fin qui anche ottima guida. Due secondi e tre, adesso bisogna ammartire. Attenzione Perez su Verstappen, con la scia, con il DRS. Ah, se fanno bagarre a me va benissimo, eh. Fate. Noi ce ne andiamo. Non puoi contare sul DRS per ora. L'ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, cercheremo di risolvere il problema. Allora, non è che mi interessi più di tanto del DRS, però non facciamo cazzate. Che mancano 2 giri e mezzo, per favore. Ne abbiamo già persa una di gara già vinta. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Sei all'ultimo giro. Signori, ultimo giro. E via di ERS, spariamolo. Per questo ultimo giro. È stata una passerella. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Tranquillo, quello dobbiamo fare. E niente, siamo riusciti a sbattere. Anche navigando da soli. Le gomme, a parte che adesso abbiamo rotto anche l'alettone, perfetto. Brividi finali, attenzione. La macchina che non curva più. Madonna, che rischi. Stiamo rischiando di buttare via una gara fatta praticamente con la sigaretta e il caffè in mano. E signori, si porta a casa un'altra vittoria con un bacetto al muro. Fantastico. Giusto per rendere le cose un po' più pizzicanti, un po' più tese. Verstappen pilota del giorno? Vabbè, che partiva, cos'è, quinto? Partiva? È stato terzo, non è che... Let's go signori, un'altra grande vittoria. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. Sì. È una grande vittoria per una grande scuderia. Stappa. La Ferrari non ha deluso le aspettative. Stappi lo spumante. Ma fai Perez? Stai su di dosso, pensa a Teo.
Andiamo a vedere un po' soprattutto dov'è finito Leclerc, perché una gara da ricordare per Sergio Perez, partito ottavo, arrivato ottavo, mamma mia, Charles male. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso della gara, ma oggi sono rimasto colpito da Max Verstappen, che ha guadagnato due posizioni dal primo all'ultimo giro. Vediamo come si presenta ora la classifica. Giovinazzi tre ne ha guadagnate però, La Red Bull aumenta ancora i punti di vantaggio. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Attenzione. Weekend per questa scuderia. Bene per noi. Giro veloce 1:43.7, troppo veloci rispetto agli altri. Restate con noi. C'è qualcosa che non va, con l'IA, la difficoltà. Vediamo un po' la classifica. Non si guadagnano posizioni, si guadagnano posizioni nel campionato costruttori. Superiamo anche la McLaren, incredibile. Siamo lì, 200 punti, ciaone proprio. Ma è Charles che... Cazzo. Fare un po' più di punti, Charles, no? Difficile. Però, campionato piloti, piano piano, stiamo arrivando. 78 punti, sono pochi, Con Perez. Ottimo lavoro oggi. Grande. Grande vittoria. Cosa credi che abbia fatto la differenza tra questi due weekend? Quello scorso e quello di adesso? Ma... Power unit, sicuramente. Spa serve il motore. Sui muri oggi. Alla fine volevo lasciare la mia firma. Diciamo che non me lo ricordo. Ti ringrazio. Ho rimosso. Nel dubbio. Famo finta di niente. Attenzione alla rivalità con Bottas. Penso che sia vinta e stravinta, no? Oddio. Prima di questa gara... Anzi, adesso abbiamo fatto il sorpasso. Incredibile. Andiamo avanti. Andiamo a vedere cosa ci aspetta per il futuro. Gara 13 di 23. Non so se riusciremo a farle tutte prima dell'uscita del nuovo... Del nuovo capitolo. Allora, 2800 punti ricerca e sviluppo. Siamo sempre dietro sia Mercedes che Red Bull. Ma dovremmo avere... Oddio, sconti mica tanti. 1800 sul telaio e ci fa fare un salto di quel... Però arriva dopo l'Olanda e dopo l'Italia. Mentre a livello di motore, 1.800, anche qua, oddio, abbiamo già un miglioramento in corso che ci porta abbastanza in alto. Facciamo il telaio, dai. Andiamo di telaio. 9.60, li teniamo lì. Signori, è stato bello, soprattutto vincere. Prossimo circuito Zandvoort, vi anticipo già che sarà una merda. Lo dico già, perché è il circuito, uno tra i circuiti che più odio. E niente, vediamo un po' come andrà. Io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, a seguirmi e bla 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 bla. Ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao, ciao, ciao.